E benvenuti su Hubbels, il miglior canale sul tubo italiano con il dottor E il Meg. signor Lune. E volesse la Madonna, siamo di nuovo insieme. E non riesco a leggere i messaggi, però. Ah! Cosa ho fatto? Pazzo io a Ci hai iscritto a un pensare. gruppo islamista radicale. Abbiamo appena dichiarato guerra agli Stati Uniti, signor Troveremo Lune. un modo per farcela andare bene questa cosa, però io volevo capire Beh, come si fa. lei però la barba ce l'ha, quindi. Io la barba ce l'ho, effettivamente, e non vedo i messaggi. Spero che si reggano prima o poi, perché se no non ricordo come funziona. Aspettiamo che arrivi qualcuno. E intanto, alleluia, alleluia, sono quasi commosso all'idea di rivederla dopo quasi 2 anni. Il giorno che andremo a riprendere Max Payne, credo che saranno problemi ricordarsi dove eravamo arrivati. Tanto, se è connesso qualcuno, chi sarà mai, chi sarà mai? Ah, Mattia Ferraretto. Esatto! Sì, cazzo, ancora mi Sì, ricordo i loghi. io da qui non. Vabbè, ma lei è Beh, vecchio, ciao Mattia. dottore. Sì, io ragazzi sono tipo. Sono diventato nonna papera, quindi mi Esatto, dispiace. è direttamente passato allo step successivo. Granny, Esatto. ho saltato il DILF per andare direttamente al Granny. Il Esatto. DIRF mi piace, tra l'altro io che non lo sono, comunque sia faccio strage di mamme ai parchi pubblici, dove ci stiamo tra l'altro dirigendo per andare a cercare un nostro caro amico, quegli amici speciali, quegli amici che si fanno rinunciare alle fettine panate. Dice, preferisce le fettine panate? Lo sapevo che l'amico sta bene in questo caso. Molto bene, molto Grazie bene. Licia, facci le fettine panate, le fettine Ma panate. preferite quelle? E vabbè, Ma quindi niente. c'è un problema, signor Lune, che probabilmente le fettine panate Licia le faceva col gatto, per cui forse Perfetto, era perfetto. bene che tutti sapessero che l'amico stava bene. Le fettine alla vicentina, ricordiamo. Speciali. Eh beh, ma io direi che possiamo Sì, allora io adesso muoverci verso la faccio una cosa che. destinazione. Ecco, infatti non funziona. Ma non le si appannano gli occhi? Ben arrivato, Giamma! Ciao Giamma! Tra l'altro, buonasera dottore, non buonasera signor Luna. E questo Ma la dice lunga, eh? perché lei, signor Lune, comunque. Questo qui è il sensore di parcheggio. No, in realtà è che ho avviato le pratiche di ban del Giamma. Esatto, così subito sulla fiducia. Esatto, spero di non beccare Luca come faccio di solito. Ciao Luca, grande, grazie di essere qui ad No, no, ma aiutarci. infatti è un video in differita. Il dottor Meg sta registrando da ottobre e io invece sono già a luglio. No, perché dice che io sono smanicato, invece lei è super imbottito. La spiegazione è questa. Pensate come va il condizionatore della macchina nuova del dottor Ma c'è da Meg. dire una cosa, che io comunque fuori, adesso magari la sciarpetta anche no, ma la giacchetta, il 100 grammi secondo me ci stava bene. Il signor Luna si è presentato senza niente Ma davanti, proprio io sono focoso dentro. smanicato, immagino anche senza canotta, È e ovvio. È che tu perfetto, che smanicato, è smanicato. lui è il vero uomo, per Il cui maschio alfa. Vabbè, arriverà con un cagotto di Dio stasera. Io no, sono però. tutti chili in più che si perdono. Alla fine. Altro vedo che la live va nonostante non abbiamo un collegamento stabile della linea internet, e questo mi rincuora parecchio. Ma attenzione perché siamo in tre e io qui vedo due commenti, quindi chi sarà il terzo? Non lo so. Ecco, tipo, questo qui è il motivo per cui il signor Lune gli dicevo che guidare questa macchina è strano, per la mia esperienza, perché siamo ai 50, sono in quarta. Perché Perfetto. la macchina pensa che sia giusto andare in quarta ai 50. Tra l'altro ricordiamo che siamo sulla macchina nuova del dottore, che è la Peugeot No, 508. 308 purtroppo. La 308. 508 l'avevo trovata, gran bella macchina, se non questa qui costava 6.000 euro in meno. E E alla quindi. fine comunque è una signora macchina, perché Parliamo sempre comunque di usato perché ricordiamo tutti che se si vuole comprare le macchine non si devono mai comprare macchine nuove. Io l'ho fatto l'anno scorso e non lo rifarò mai più. No, l'ha fatto per amore, dottore, ma quindi per amore si fa con i tutto. soldi con cui l'anno scorso ho comprato una Suzuki Swift, che per carità ha i suoi pregi, mi compravo una 508 abbastanza decente. E beh, la 508 non la parcheggia dove parcheggia la Swift. Questo sicuramente. Quindi ci Però stava. direi che
cioè non sono neanche paragonabili. Forse nel bagagliaio della 508 ci sta la Swift, forse la differenza probabile potrebbe essere e questa. E quindi ha risolto anche i problemi di parcheggio. Esatto, sì, vado a once Pac-Man. And for all, esatto. Sì, effetto Pac-Man. Allora, io direi che potremmo parlare di quelle che saranno le prossime movimentazioni del canale, dottore, no? Sì. Perché immagino che ai ragazzi faccia piacere sapere di che morte morire. Allora, non so se la signora Luna l'aveva detto, ovviamente è un momento lieto per lei. Beh, il momento lieto sotto certi aspetti inizia e finisce, perché ritorna a lavorare. Sì, vabbè, esatto, è un momento lieto. Ritorna a lavorare, il che significa sostanzialmente che non ho più tutto il tempo che avevo fino a oggi. Oggi, conti fatti, è l'ultimo giorno, anche se in realtà già questa settimana ho iniziato a fare cose. Tuttavia, aggiornamento proprio di poco tempo fa, dovrei avere la mattina libera, non sempre, ma diciamo che la mattina potrebbe essere un orario buono. Di conseguenza, per quanto possibile, vedrò di spostare le mie live alla mattina, ma la mattina presto, quindi parliamo orario dalle 8 alle 11. Non è un orario comodo, però mi rendo conto che piuttosto che niente è meglio piuttosto. Esatto, esattamente. Oltre a questo, che così vado a chiudere quelle che sono le novità che riguardano strettamente me, ho deciso, per la felicità di molti, ma non di tutti, che la prossima live che farà parte delle nostre Obels Live su Twitch sarà, perché me l'avete chiesto in tanti, in troppi, qualcuno oserebbe dire, Gran Turismo 3. E allora ritorniamo nel tempio sacro delle corse, dei giochi di guida che contano, con Gran Turismo 3. Giochi olimpici dove non si vince il prosciutto di Gran Turismo 3. Bene, io in realtà pensavo di portare altro, però siete stati talmente tanto pressanti che ho deciso che per una volta vi volevo accontentare. E io qui finisco, perché adesso inizia a parlare il dottore, che non se ne sta con le mani in mano. Beh, in verità sì, perché sono in ferie, quindi perfetto. Diciamo che la nostra vita è stata due percorsi seccanti, in quanto nel momento in cui il signor Luna ha detto oh cazzo, è arrivata la pandemia, mi tocca smettere di lavorare, per assurdo io ho iniziato a lavorare di più. Esatto. Per tutta una serie di motivi, perché bisognava coprire quelli che andavano in smart working, perché bisognava giustamente dare una mano, almeno nel primo periodo, alle mamme con figli piccoli, che quindi era più facile, avessero bisogno di stare a casa, per cui io sostanzialmente non mi faccio una settimana di ferie attaccata da agosto 2020, e se non sbaglio ad agosto avevamo tra l'altro abbiamo appena superato mia madre, per cui, perfetto, per cui piccolo easter egg, non piccoli l'abbiamo salutata, io non ero concentrato sulla telecamera, tra l'altro su Mirko che è arrivato, ciao Mirko. E per cui cosa è successo sostanzialmente che ho una settimana, mi impegnerò seriamente per produrre del materiale. Tutti quanti dovreste sapere che ho dei PC in questo momento a disposizione che fanno cagare, proprio per dirla nella maniera più francese possibile, per cui proverò a fare non più dirette ma video in differita. E facendo questo direi che potrebbe essere il momento di iniziare più che una serie, è un riempitivo, io l'avevo pensato come tipo pillola. Che poi, se vogliamo, era l'idea originale delle pillole, che dopo sì, in effetti sono andate a modificare. Sì, forse le pillole avevano anche un approccio più casual al gaming, questo invece è proprio, comunque si parla di titoli che magari non sono AAA, sono forse più indie, però sono titoli che non intendiamo portare sul canale, perché ci sono tantissimi titoli che magari abbiamo amato, io personalmente quelli che porterò li ho amati,
ma non sono assolutamente idonei per fare una serie. E quindi parliamo di titoli che non... in questo momento mi viene da passare più al PC, piuttosto che alla PlayStation. O comunque alle console in generale. E comunque alle console in generale. Sono titoli che non... secondo noi non ha proprio senso affrontare, perché sono sbagliati per il format di YouTube, e sia come video caricato che come live, e forse potrebbero essere buoni come vlog, ma dopo forse si perde il gioco stesso, per cui ve li manderemo come pillole, per cui io vi farò vedere alcuni livelli di alcuni titoli che a me sono piaciuti ma non ritengo opportuno portarvi sul canale, e affronteremo qualcosa di carino, giochi che magari dico, ah, ma sai che questo qui in effetti ci poteva stare. Sono titoli che, dico subito, il signor Lune vomiterà guardando la maggior parte di questi, perché, molto bene, perché ovviamente il signor Lune vuole avere un mediamente un volante tra le mani. Giochi dinamici. I giochi strategici, ed è per questo che il primo gioco sarà Civilization. Esatto. Minchia. Ma Civilization è affascinante nella sua meccanica, ma mi rompe i coglioni pure a me. Strano. È bello, perché Civilization è veramente bello, profondo. Sicuramente per diventare bravi a Civilization ci vuole veramente tanto, ma... Beh, ci vuole tanto più che altro perché bisogna finire una partita. Sì, cioè io adesso l'ho provato, Civilization, la giornata. Io mi sa che avevo giocato il 4 su PlayStation, sulla prima PlayStation. Forse lei ha giocato il 3 sulla prima PlayStation, perché io ho il 4, che però è per PC, ma per quanto sia vecchio, non è vecchio, non è degli anni 90. Ah, allora forse è dal 3. E dopodiché mi hanno giustamente detto che è stata fatta una promessa, avevamo detto che avevamo portato Alone in the Dark. Sì. E giustamente abbiamo detto, ma partiamoci dal 92, perché ho controllato tutti gli Alone in the Dark sono disponibili per PC, e per cui vi porterò la serie di Alone in the Dark, e devo ancora comprarla, devo dire la verità, ma anche perché ad oggi non ho proprio il tempo materiale. In più, se ricordo bene il gioco, adesso i primi capitoli no, mi ricordo più quelli nuovi, ma se ricordo bene il gioco, è un gioco che è stato qui, invece potremmo farlo anche col signor Lune. Oh, che bello! E quando riusciremo a rivederci? Esatto, perché io puntavo a rivedere prima o poi in faccia il signor Lune. Il signor Lune ha già avuto uno sprazzo di Covid, per cui in teoria è immune e non può attaccarlo neanche a me, che invece io ad oggi, stante le carte, è ancora verginello, stante le carte in nostro possesso, non l'ho avuto. E questo però mi rende in una situazione paradossale, in cui io sono passibile di Covid, ma tutti quelli intorno a me sono o vaccinati o lo saranno brevissimo, quindi totalmente immuni, o immuni per precedente infezione, e quindi niente. Comunque io punto il signor Lune, non dico chissà quante, ma puntavo a ritornare su Max Payne. Esatto, che ricordiamo serie che abbiamo iniziato 2 anni fa o un anno fa. Un anno fa, secondo me abbiamo registrato. È vero, nella pausa post estiva. I primi episodi, quando ancora si poteva parlare, i primi episodi di Alone in the Dark e di Max Payne li abbiamo registrati, ma se non sbaglio erano o tutti insieme o nel corso di 2 sessioni, non di più. Sì, un paio di sessioni. Quindi non siamo andati neanche troppo avanti. Il problema è che dopo è ritornata la recrudescenza del Covid. Prepotente. Siamo tornati in una situazione in cui tutti conoscete. Ci ritroveremo sostanzialmente in situazioni apocalittiche, come viste già nel corso di Metal Gear Solid 3, dove non ci ricordiamo veramente niente del gioco. Beh, però forse... A me se non concesso che il materiale sia ancora buono, perché io non l'ho più toccato. Beh, però... forse però Max Payne, dal tipo di gioco che è meno punitivo se lo riprendi dopo un anno rispetto probabilmente a, sì, a Metal Gear, che ti dicono, ma devi usare il Texarat rosa. Ah. Okay. Voglio prendere dove ci siamo detti. Ah, ok. Va bene. Cioè, io personalmente
i Metal Gear inizio a perdermi, no, anche se li giochiamo tutti quanti di un fiato. Esatto, finita la prefazione, ma che cazzo ha detto questo? Ma chi è questo? Ma chi? Ma cosa? Vabbè. E quindi niente, dai, le promesse ci sono e io dal canto mio, ripeto, vedrò di portare avanti come posso le Hobbles Live, anche se sarà in orari poco interessanti, quantomeno poi avete modo di recuperarle durante, cioè, come repliche su YouTube. E niente, questo in linea di massima è più o meno tutto, diciamo. Il signor Rune farà delle matinee, praticamente. Farò delle matinee live. E vediamo, insomma, che cosa viene fuori, sempre fino a quando non cambierà qualcosa, anche perché io non so lei, dottore, se ha avuto modo, ma andando a lavoro ieri, Rimini era imballata e diciamo sì, che sì, sì. Guardi, io purtroppo il rischio di ritornare punta a capo tra 2 settimane, io farò il perbenista con stipendio pubblico, ma avrei preferito che l'Emilia Romagna riaprisse tra 2 settimane, perché così potevo sperare, come poi è successo l'anno scorso, perché l'Emilia Romagna è ripartita verso metà maggio, sì, e perché in quel modo sarei stato abbastanza tranquillo. Io non vorrei che ci ribecchiamo prima dell'inizio della stagione estiva un paio di settimane in zona arancione, che mi starebbero parecchio sui coglioni, ma come a me anche gli operatori turistici, perché va sapere che la morte civile sarebbe. Assolutamente sì. Anche perché siamo messi non malissimo, ma noi abbiamo, se non sbaglio, l'Emilia Romagna 6 milioni di abitanti e ne abbiamo vaccinato con la prima dose 1 milione e basta. Perfetto. E quindi potete capire, poi qualcuno altro si sarà ammalato, diciamo che altri 100.000, 150.000 persone si saranno ammalate, però insomma, cioè, non sei fuori pericolo. No, decisamente no. Se inizi a fare un po' come cazzo ti pare, potresti ritrovarti nella merda. E niente, e quindi è. Siamo arrivati dove dovevamo arrivare. Sì, qui giri a destra, dottore. Beh, intanto certo. Mirko ci dice: vi voglio rivedere insieme. Siamo insieme in questo momento, sì. Quindi goda magari, del momento. Magari senza... Tra l'altro abbiamo, senza volerlo, evitato una pattuglia dei carabinieri. Io sono licenziato a essere qui, e lei il... Licenziato a essere... Ah, sì. Okay. Sì. Ah, qua vedo che il parcheggio è un po' latente, dottore. Nel senso che manca. Ma con questa macchina, signor Lune, vuole che non troviamo un parcheggino? Certo. Esatto. Allora, piano B, parcheggiamo di sotto a casa del thailandese. Scusate, ma lì... No, no. Lì come fa? L'ho detto una cazzata, no, ma non avevo visto tutte le dastre. Piano B, però, dobbiamo fare un po' un giro del cazzo, dottore. Mi dispiace. Oppure troviamo un parcheggio... No, ma adesso giriamo, troviamo un parcheggio. Adesso questa non è una zona che conosco meglio. Provi a vedere della mia città. Non via della grotta, nella grotta troveremo una. Troviamo l'asino, signor. L'asino, vabbè. Vabbè, cosa volete che vi dica? E quindi niente, questo in linea di massima è quanto. Speriamo di avervi intrattenuto a sufficienza. Vediamo il vostro arresto in diretta, ma magari. Anche se avrei preferito per cose un po' più lodevoli del lei non deve essere dov'è. Ma vabbè, questo è. Oh, boh. Anche un quartiere di un certo livello. È anche un quartiere. Portata. Io guardi, qui dottore comprare un'altra casa. A cazzo. È tanto ma sì. Auto e case, lei. Ma guardate, io in una sola settimana ho provato l'ebbrezza di spendere 1.000 euro. Sì, cioè io e la mia famiglia ci siamo indebitati nella settimana per cifre abbastanza importanti, sopra i 280.000 euro. Bene, io comunque una rosticceria così a cazzo la comprerei, sì, so insomma, sticcerie, una piscina abusiva, insomma, una piscina abusiva con tanto di paperelle in via d'estinzione, se non sarebbe male. E niente, noi speriamo di avervi intrattenuto, di avervi dato le notizie che speravate di avere, e ci rivediamo presto, parole grosse, però diciamo ci rivediamo
Sempre su Obel, il mio canale sul tubo italiano, il canale che, dottore? Chi vi vuole bene vi pensa sempre, anche quando purtroppo non possiamo fare video per voi. Assolutamente sì. Ma forse se finisco di spendere i soldi, tra a metà dell'estate e fine estate potrei avere un PC decente. Lo dico, qui lo dico, qui lo nego. Ce lo auguriamo tutti. Via. Ciao.